Benvenuti in Rubrica Notturna, il canale che parla del lato più oscuro della nostra società. Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta, nemmeno per difendersi. Avete mai pensato che il modo in cui cresciamo possa poi condizionare tutta la nostra vita? E se chi ci deve dare amore ci dimostrasse solo violenza, indifferenza? Allora, forse, potremmo diventare tutti dei criminali. Sigla! Nella nostra indagine di oggi non punteremo subito l'attenzione sul protagonista della nostra storia, che è la vittima, come facciamo di solito, ma vi faremo conoscere il criminale di questa vicenda. Chi è e che tipo di percorso ha fatto per diventare l'assassina che poi è diventata? Parliamo dunque di Gemma Victoria Lily. Lei è nata a Stamford, nel Lincolnshire, in Inghilterra. Stamford si trova nell'estremo sud del Lincolnshire, a circa 150 km a nord di Londra. Il relativo isolamento della zona, il carattere rurale e la lontananza dai principali centri abitati hanno portato a una diversità della popolazione estremamente bassa. Alcune persone del sud dell'Inghilterra vengono a stabilirsi proprio qui per trascorrere la pensione, attratte da questa tranquillità e dai prezzi degli immobili spesso inferiori rispetto al resto del paese. Una comunità dunque ben lontana dall'essere una metropoli. I genitori di Gemma si sono separati quando la bambina era ancora piccola, a causa, pensate, di abusi domestici da parte della madre della ragazza, facendo così ottenere al padre la custodia di Gemma e dei suoi due fratelli. L'uomo poi si sposerà con un'altra donna di nome Nina. A Gemma intorno ai 6 anni verrà diagnosticata la dislessia e l'autismo. Tuttavia la ragazza era decisa a superare il suo problema di dislessia, era risoluta e determinata. Pare però che Gemma sia cresciuta guardando film di serial killer e collezionando, pensate, coltelli da macellaio. Questo ha portato Gemma ad essere letteralmente ossessionata dai serial killer e dalla morte. Pensate, persino la sua matrigna descriverà Gemma come una bambina inquietante. Tuttavia si pensava che queste sue passioni l'aiutassero a superare in qualche modo lo stress che sentiva proprio per le difficoltà che viveva a causa della sua dislessia. E pare proprio che nessuno in famiglia le trovasse poi così strane. Suo padre arriverà addirittura a regalarle una maschera nera per emulare uno dei suoi personaggi horror preferiti. Comunque, all'età di 16 anni, Gemma scriverà un libro di 200 pagine intitolato Play Zone, pubblicato poi online con lo pseudonimo di Sin Demon. Il protagonista di questo scritto è un uomo chiamato S.O.S., ispirato ad un serial killer che nella vita reale si faceva chiamare Son of Sam, pseudonimo di David Bergovitz, che ha ucciso, pensate, ben 6 persone negli anni 70. Nel libro di Gemma, lui era il leader di tutta la vicenda, insomma. La ragazza sperava davvero con questo libro che sarebbe diventata ricca e famosa e poi avrebbe anche desiderato che il suo personaggio potesse diventare il protagonista di un videogioco, siccome al college Gemma studiava design. Nina, la matrigna di Gemma, pare che ad un certo punto deciderà di interrompere il matrimonio con Richard, il padre della ragazza, perché non riusciva più a vivere in un ambiente così inquietante. Il libro, scritto dalla figliastra, era pieno di violenza, che poi oltretutto era descritta nei minimi dettagli. Così, se sulle prime la donna aveva pensato che questo fosse solo un modo per la ragazzina di evadere dai suoi problemi dell'adolescenza, alla fine capirà che l'ossessione di Gemma andava ben oltre. La ragazzina non faceva altro che parlare a nome di questo personaggio che aveva creato all'interno del suo libro. Nel 2010 Gemma, quando ormai ha 18 anni, si trasferirà a Perth, in Western Australia, dove lavorerà in un negozio di tatuaggi. E poi la notte andrà invece a lavorare in un supermercato dove sistemerà gli scaffali, ovviamente quando il locale è chiuso e non ci sono clienti. 2 anni dopo essersi trasferita in Australia, Gemma sposerà un uomo di nome Gordon Galbraith. Gordon però è gay. Dunque, il matrimonio sarà celebrato per permettere a Gemma di ottenere ovviamente la residenza lì in Australia. E nonostante la ragazza per il matrimonio si fosse vestita da Dexter e il neomarito da Freddy Krueger, che di certo tutti conoscerete, suo padre Richard deciderà lo stesso di volare
dal Regno Unito fino all'Australia proprio per presenziare quel particolare evento. Pensate, 2 anni dopo questo matrimonio, Gordon morirà per cause naturali. Nel 2016 Gemma, che aveva a questo punto ormai 24 anni, farà amicizia con una donna di 42 anni, madre di 2 figli, dal nome Trudy Claire Lennon. Quando si conosceranno, Trudy chiederà a Gemma di aiutarla a dimagrire, considerando che lei praticava bodybuilding, così andranno in piscina tutti i giorni per fare degli allenamenti. In ogni caso, tra le due ci sarà una relazione dominante e sottomessa. Avete capito che genere di rapporto era iniziato tra le due, anche se poi la relazione non sarà mai chiarita agli occhi dei conoscenti. Siamo nel maggio 2016. Gemma chiede a Trudy di andare a vivere con lei. La donna era appena uscita da una relazione amorosa e così farà visita a Gemma alla propria abitazione per capire com'era questa casa che l'avrebbe ospitata. E dopo deciderà di trasferirsi da lei con i suoi 2 figli ad Aurelia, Perth. Nel salotto di Gemma vi erano poster di film horror e bambole come Chucky, la bambola assassina, un personaggio di un film horror nato nel 1988. Comunque, in breve Trudy diventerà l'amica sottomessa di Gemma. Praticamente era lei che si occupava di preparare i pranzi, di tener pulita la casa, cose così. Nonostante questo, le due si resero presto conto che avevano molto in comune e tra di loro si chiamavano anche con dei nomignoli. Trudy chiamava Gemma SOS, come il personaggio del libro che aveva scritto, vi ricordate quello che era autopubblicato e che lei sperava la facesse diventare famosa? Le due avevano anche dei tatuaggi uguali. Il 31 maggio del 2016 si scambieranno degli SMS nei quali si scrivevano di essere pronte per il loro primo assassino. E si scambieranno anche appunti sui metodi che avrebbero potuto attuare. Così compreranno diversi articoli per mettere in atto il loro piano. Le possiamo vedere inquadrate da una telecamera a circuito chiuso di un negozio dove compreranno una sega circolare, un barile e dell'acido cloridrico che sarà ovviamente acquistato in diversi negozi perché altrimenti il quantitativo avrebbe potuto destare dei sospetti. Ed è qui che fa il suo ingresso nella nostra indagine il protagonista, Aaron Page. Il ragazzo veniva descritto come simpatico e che si divertiva a trascorrere il suo tempo davanti a un computer. Un giovane, insomma, cresciuto in una famiglia sana con dei genitori che lo amavano. La mattina del 13 giugno 2016 Aaron si troverà al centro commerciale e da lì nessuno lo vedrà più. E il giorno successivo il suo coinquilino ne denuncerà per fortuna la scomparsa, perché il ragazzo non rispondeva più al telefono e non aveva più messaggiato con lui fino dal giorno prima. A questo punto le autorità cercheranno di ricostruire i suoi movimenti e si scoprirà che l'ultima chiamata al suo telefono era stata proprio fatta con Trudy Lennon, l'amica intima di Gemma. Si verrà a sapere che Aaron conosceva Trudy perché frequentava suo figlio. Insieme condividevano la passione per i computer, per i videogame. Quella mattina, infatti, Trudy aveva chiamato Aaron per chiedergli se potesse aiutarla a installare un programma sul suo computer. E il coinquilino di Aaron, un certo Adrian, aveva assistito a questa conversazione. E sarà proprio lui che potrà confermare all'autorità questo fatto. Saranno poi trovati alcuni filmati delle telecamere a circuito chiuso che riprendevano Aaron dirigersi proprio da Trudy. Poi sarà ancora filmato proprio mentre entrava nella casa delle 2 donne, perché Gemma, pensate, aveva fatto installare anche nella propria abitazione delle CCTV, perché possedeva delle moto costose di valore e voleva essere sicura che nessuno le toccasse. Insomma, tutti questi filmati porteranno gli investigatori a controllare l'abitazione di Gemma e a notare alcune cose che li insospettiranno ed è qui che infatti faranno una scoperta, proprio nel giardino della casa di Gemma. Infatti, sotto un telo troveranno delle mattonelle rosse che erano state appena fissate con del cemento. Sotto a queste, purtroppo, verrà trovato il corpo di Aaron. Il ragazzo sarà trovato pochi centimetri sotto quello strato ed era completamente vestito e avvolto da un lenzuolo bianco. Dall'autopsia condotta dal medico legale si saprà che Aaron era stato pugnalato al collo e che gli era stata recisa la vena giugulare. Aveva anche delle coltellate al petto che gli avevano perforato il fegato e i polmoni.
Dei segni intorno al collo evidenziavano che qualcuno avesse provato ovviamente a strangolarlo. La morte del ragazzo era avvenuta fortunatamente in modo alquanto veloce. 2 giorni dopo, Trudy Lennon e Gemma Lilly saranno entrambe arrestate ed entrambe si dichiareranno non colpevoli. Il processo durerà 5 settimane e si era scoperto che Trudy, la mattina della scomparsa di Aaron, lo avesse chiamato, come già sappiamo, per farsi installare un programma sul suo PC. Voleva un aiuto, una mano. Trudy e Gemma a quel punto si offriranno di andare a prenderlo al centro commerciale, dove si trovava in quel momento, e poi sempre le CCTV della casa di Gemma filmeranno il loro arrivo lì. Si vedrà Trudy che esce di casa, rientra nell'abitazione con un coltello in mano. Poi le due donne si ricorderanno di quelle telecamere installate in casa e in questo momento, solo in questo momento, decideranno di spegnerle. Ma oramai Trudy era stata ripresa con quel coltello tra le mani. Fatto sta che Aaron si siederà al computer della casa sorseggiando un caffè che gli avevano offerto le due donne. Gemma sarà in quel momento che lo attaccherà da dietro, mettendogli una corda al collo e facendo pressione più che poteva. Trudy invece lo terrà fermo e a quel punto l'amica Gemma prenderà il coltello e inizierà a pugnalarlo. La polizia che è seguita sul luogo del delitto sarà molto approssimativa, diciamo, tanto che le autorità, quando perquisiranno l'abitazione delle due donne, troveranno tracce di sangue e ovviamente di DNA. Senza parlare poi di quelle mattonelle rosse che erano appena state posate con del cemento fresco, dove sotto ovviamente era stato seppellito il corpo di Aaron. E pensate, sarà proprio il figlio di Trudy ad aiutare la madre nel posare quelle mattonelle, senza assolutamente avere idea che sotto quelle c'era proprio il corpo del suo miglior amico. La polizia dirà che la scena di quel crimine era, testuali parole, ridicola, per come le due donne avevano provato a nascondere le prove. Insomma, in modo del tutto inefficace. Pensate, nel garage della casa troveranno addirittura una pentola con dentro della carne e dell'acido. Le due donne avevano provato a testare quanto tempo ci avrebbe impiegato il corpo di Aaron a sciogliersi in quella sostanza. Comunque, la polizia troverà anche una stanza segreta all'interno dell'abitazione. In questa stanza vi erano un carrello con degli attrezzi, un lettino e tutto intorno un telo blu a ricoprire le pareti. Quasi sembra di assistere alla scena di un film di Dexter. Insomma, dopo aver compiuto questo crimine, le due così cucineranno tranquillamente una bistecca e poi si siederanno alla TV a guardare Il Trono di Spade, così come se nulla fosse. Uno dei colleghi di notte di Gemma, vi ricordate che la giovane lavorava in un supermercato per rifornire gli scaffali? Un certo Matthew Strange dichiarerà alla polizia che Gemma gli aveva confessato di aver ucciso Aaron e che era stato più difficile di quello che pensasse. Quando il giorno dopo Matthew chiederà a Gemma se il racconto che gli aveva fatto la sera prima fosse reale, la giovane dirà solo che stava recitando, che era tutta una finzione. Ma Gemma aveva raccontato al collega alcuni dettagli che persino la polizia non sapeva e questo ovviamente basterà per incriminarla. Le due donne si daranno la colpa a vicenda di quel crimine e in tribunale non restava più nulla della loro relazione e complicità. Quando Trudy sarà interrogata racconterà che non aveva idea che Gemma avrebbe ucciso Aaron quel giorno e che lei era rimasta a guardare quando lo aveva strangolato e poi pugnalato. Dirà di averla solo aiutata a nascondere le prove, nient'altro. Invece Gemma dirà che quando Aaron era andato a casa sua lo aveva lasciato con Trudy alla scrivania e poi era andata a riposarsi nella camera da letto. Quando gli agenti chiederanno le due spiegazioni sui messaggi di testo che si erano scambiate dove parlavano proprio del crimine, sapete cosa diranno? Sì che lo sapete. Diranno che erano soltanto degli appunti per un libro che stavano scrivendo a quattro mani. Eh sì, è una scusa che abbiamo già sentito diverse volte in altre delle nostre indagini. Comunque, è il 1° di novembre del 2017. Dopo 2 ore e mezza di deliberazione della giuria, sia Trudy Lennon che Gemma Lilly saranno accusate della morte di Aaron. La matrigna di Aaron, Veronica Desmond, si augurava che le due donne avrebbero vissuto abbastanza per sentire il pentimento per quello che avevano fatto.
mentre la madre di Aaron, Sharon, ha etichettato le due donne come animali disgustosi, parole testuali, e che gli avevano portato via un figlio amorevole. Comunque, Gemma e Trudy sono state condannate all'ergastolo, per fortuna senza possibilità di libertà condizionale per almeno 28 anni. Il padre di Gemma, Richard, dichiarerà invece che era certo che la propria figlia non fosse coinvolta nel crimine, ma che fosse stata in qualche modo succube dell'amica Trudy. In ogni caso, non si scoprirà mai chi delle due avesse in realtà inferto i colpi mortali su Aaron. Nell'aprile del 2019, Gemma, pensate, cercherà addirittura di appellarsi con i suoi avvocati difensori per cercare di ottenere persino la scarcerazione. Si appellarono al fatto che i coltelli che Gemma custodiva da collezione non avevano assolutamente rappresentato una minaccia per Aaron. Trudy in prigione poi sarà attaccata da un altro detenuto. Le lancerà addosso dell'acqua bollente. Questo le costerà ben 3 settimane di ospedale. Diciamo che la coppia in prigione non fa una bella vita. Forse Gemma con questo gesto ha ottenuto la notorietà che desiderava, era sempre stata attratta dai serial killer e ora anche lei lo era diventata ed era anche stata presa dopo il primo crimine. Di certo ne sarebbero seguiti altri con l'amica Trudy, ma che cosa pensate di questo caso? Chi è la responsabile principale di questo crimine? Giustizia è stata fatta in questa nostra indagine, ma come ovvio che sia, una famiglia purtroppo piangerà per sempre la mancanza di un figlio. Grazie anche oggi per essere arrivati fino a qui. Aspettiamo di leggere come sempre i vostri commenti, perché siamo curiosissime di leggere anche la vostra opinione. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine! Anche Nico vi ringrazia dalla piscina e vi dà appuntamento al prossimo video. Ragazzi, mi raccomando, se non lo avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale, iscrivetevi a Rubrica Notturna. Le Crimeber chiudono qui e sempre vi ricordano, occhio alle stranezze.